Buongiorno, sono Miriam Lopa, sono una psicologa, formatrice, coach e costellatrice familiare. L'argomento di oggi che mi piacerebbe trattare qui alla GAM è quello legato all'autostima. Autostima che è un argomento estremamente comune, soprattutto al giorno d'oggi. Ci sono dei fattori anche sociali per cui è un argomento decisamente molto sentito. Anche se, a dir la verità, essendo un argomento un po' abusato, ci sono anche dei fraintendimenti su cosa sia davvero l'autostima. In linea generale, l'autostima viene intesa come credere in se stessi, che è già una buona definizione, ma in realtà manca un pezzettino, perché la vera autostima è ritenere di avere le risorse per riuscire a portare avanti degli obiettivi. In realtà il concetto di autostima è stato decisamente fuorviato dalla società moderna, nel senso che la nostra società, quindi questa occidentale, imposta le persone in modo che l'autostima tenda un pochettino a decrescere, a partire proprio dal sistema scolastico, perché all'interno della scuola accade che abbiamo delle valutazioni a seconda non di quello che facciamo bene, ma a seconda di quanti errori facciamo. Questo è un esempio che faccio sempre. Se noi prendessimo una classe di bambini delle elementari, quindi attorno ai 6 anni, se la maestra si mettesse a fare una domanda e chiedesse chi vuole rispondere di tutti voi, i bambini, probabilmente 30 bambini, ipotizziamo, alzerebbero tutti la mano. Io, perché l'obiettivo non è quello di dare la risposta giusta o corretta, ma semplicemente quello di farsi considerare dalla maestra. Se noi prendessimo, fosse possibile, la stessa classe e la portassimo avanti di 10 anni, quindi una classe superiore, ponendo che sia possibile prendere gli stessi bambini e portarli avanti nel tempo, se la professoressa fa una domanda, chi vuole rispondere, il panorama cambierebbe completamente, nel senso che cadono le penne, qualcuno deve andare in bagno e via dicendo, perché nel frattempo è cambiato qualcosa. Cioè è diventato più importante dare la risposta giusta invece che prendersi in considerazione, dimostrare una parte di sé. Quindi già dalla scuola abbiamo questo tipo di atteggiamento, per cui diventa nostro il concetto che verremo considerati e giudicati, non tanto, come dicevo prima, secondo quello che facciamo bene, ma secondo quanti errori facciamo. E crescendo in realtà le cose non cambiano molto, nel senso che partendo da un concetto del genere, mano a mano che andiamo avanti, la stessa società tende un pochino ad appiattirci, diventiamo un po' una sorta di alveare in qualche modo. E in questo piattume generale, passatemi il termine, qualsiasi guizzo di autostima, di credere in sé, di avere nuovi progetti, di cercare delle idee per fare delle cose nuove, incontra sempre molta, molta, molta opposizione, ma anche dai familiari, per esempio, familiari, amici, conoscenti, cioè non c'è bisogno di andare molto lontano. Mi viene un'idea, ho un progetto, ho un sogno, ho qualcosa che voglio fare in più, voglio essere qualcosa di diverso rispetto a quello che ho dimostrato di essere fino ad oggi, cominciano bam, 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 le resistenze esterne. Ma no, ma dai. Tanto non c'è mai riuscito nessuno, ma chi ti credi di essere? C'è la crisi, non vedi il mondo come va? E sostanzialmente il nostro concetto di autostima, quindi, come dicevamo prima, la potenzialità che io penso di avere, perché tutto discorso di dialogo interno, decresce, decresce, decresce e mi abituo al piattume. Questo è quello che in qualche modo ci offre la società, i nostri guizzi vengono schiacciati, noi stessi immaginiamo di essere qualcosa di diverso da quello che potenzialmente siamo davvero. E l'effetto poi secondario che si genera è quello di avere tante piccole autostime che cercano di tirarsi un po' su, quindi di rafforzare un po' l'immagine che abbiamo di noi stessi, cercando un riferimento esterno, ma in una maniera non corretta, cioè cercando qualcuno di cui essere migliore. Quindi cerchiamo
ci troviamo magari a denigrare qualcuno perché nel momento in cui io mi focalizzo sui difetti di qualcuno, riesco a pensare di essere un pochino meglio anch'io. E da questo deriva poi questa frustrazione che insomma è palpabile, no? Nella società di oggi. Insomma, basta vedere i telegiornali, parlare con un amico. Come va? Ma sì, ma tanto. Questa sorta di demoralizzazione globale che però può essere modificata a partire proprio da noi stessi. Prima ho accennato il concetto di dialogo interno. Allora, fondamentalmente noi riusciamo a dimostrare quello che pensiamo di essere. Se io penso di essere una persona di scarso valore, i miei comportamenti e i miei atteggiamenti mi porteranno a dimostrare di essere una persona di scarso valore. Se io invece penso di avere una marcia in più, di poter realizzare un sogno, allora le mie azioni porteranno necessariamente verso la realizzazione di quel sogno. Quello che noi pensiamo di noi stessi è fondamentale, però anche su questo siamo stati un po', in qualche modo un po' fuorviati, perché sempre nel nostro panorama, soprattutto quello italiano, ci è stato insegnato, e parlo anche per esperienza personale, che bisogna essere umili. E questo concetto di umiltà è stato anche lì travisato. Cioè, la vera umiltà, intesa in una maniera sana e corretta, è quella di cercare di migliorare noi stessi senza per questo cercare, cioè pensare che qualcuno sia inferiore a noi, ecco, sostanzialmente questo. Quindi cercare di essere giorno per giorno la migliore versione rispetto al giorno prima. È facile? No, soprattutto se non lo si è mai fatto. Mano a mano invece che si comincia a portare avanti questo concetto, diventa sempre più chiaro e sempre più spontaneo, perché in realtà l'essere umano è proprio fatto così, cioè l'essere umano è portato al miglioramento. Se non lo fa è frustrato e se è frustrato c'è qualcosa che non va. E proprio per questo oggi volevo raccontarvi un aneddoto che ho segnato qui per sicurezza, per ricordarmelo bene, che ho trovato non molto tempo fa, cosa che mi ha anche un po' stupito perché ormai pensavo di aver visto quasi un po' tutto. Invece questo aneddoto è molto molto carino. Ed è relativo a un certo Beecher, non sapevo neanche chi fosse, che era un politico americano della più o meno seconda metà del 1800. Questo Beecher è stato un politico molto molto all'avanguardia, nel senso che già voleva introdurre il voto per le donne, già era convinto che le religioni dovessero modificarsi a seconda dello sviluppo del contesto sociale, via dicendo. E ha parlato anche di fiducia in se stessi, pensate, 1800, raccontando anche questo aneddoto, che un giorno il giovane Beecher fu interrogato dalla sua professoressa di letteratura, che gli chiese di ripetere di fronte a tutta la classe una poesia spiegata durante la lezione precedente. Titubante, ma consapevole di aver studiato sodo, il giovane Beecher si alzò di fronte a tutti i suoi compagni e iniziò a ripetere. Appena il tempo di pronunciare le prime strofe della poesia, che un no categorico, scandito dalla severa professoressa, risuonò tra le mura dell'aula. Intimorito, il giovane Beecher ricominciò da capo, ma ancora una volta arrivò il terribile no. Umiliato, si fermò e tornò a sedersi, all'epoca ci si alzava in piedi, con lo sguardo fisso sul proprio banco. Interrogato dalla professoressa, un secondo ragazzo, John, si alzò in piedi per recitare la stessa poesia. Ancora una volta, appena il ragazzo iniziò a ripetere, la professoressa urlò un secco no! Il compagno di Beecher però continuò a ripetere fino al termine della poesia e una volta tornato a sedersi, la professoressa disse soddisfatta: molto molto bene. Henry, che è Beecher, irritato protestò con l'insegnante: non è giusto, io ho recitato le stesse strofe di John. La professoressa di letteratura, per nulla sorpresa, rispose al giovane Beecher: non è sufficiente conoscere la lezione, Henry, devi essere sicuro della tua preparazione. Quando mi hai permesso di fermarti, lo hai fatto perché non eri certo di esserti preparato a sufficienza. Se il mondo ti urla no, è tuo dovere rispondere sì e dimostrare le tue capacità. Quindi sostanzialmente il concetto è: quando il mondo vi dice no, ti dice no, voi tornate a dire sì, perché se voi non siete sicuri del vostro valore, sicuramente il mondo non alzerà il prezzo.
Grazie.